Non sarete certo voi, Pievano di Limonta e dei miei feudi, a mettere in dubbio la mia fedeltà a Papa Giovanni XXII, esiliato ad Avignone. Ludovico il Bavaro lo ha deposto con un atto d'imperio che nessun vero cristiano può considerare legittimo. E allora di cristiani falsi ce ne sono troppi, visto che sono in tanti a riconoscere Niccolò V l'antipapa di Roma. A cominciare dai Visconti, signori di Milano. Io non ho peli sulla lingua e voi lo sapete. Ma non sarà proprio per questo che non vi siete impegnato molto nel dimostrare le vostre convinzioni. Non ce n'era bisogno. Io sono guelfo di chiara fede. E i Visconti ghibellini scomunicati. Ma sono anche i potenti cui dovete devozione e obbedienze. E questo era invece il momento di schierarsi con tutti i limontesi, visto l'indegno sopruso che li minaccia. Un sopruso quando è giustificato dalla legge. Comunque, non avrei mai creduto che lo scisma arrivasse anche qui a Limonta a toglierci la pace. Limonta è feudo del monastero di Sant'Ambrogio in Milano. E l'abate Giovanni, che è un Visconti, ha approfittato del momento. Dovevamo reagire. Sì, ma non sino al punto da condannare a morte il suo procuratore per la grua. Personalmente ho fatto l'impossibile perché questo non avvenisse. Il paese è esasperato. L'abate è al servizio dell'antipapa. Non doveva affidarsi a Pelagruva, una canaglia che ha tradito ignobilmente il suo paese. Coi suoi cavilli legali volevano privarci di ogni diritto, trasformare il nostro stato giuridico di vassalli in quello di servi, pressoché schiavi. E anche per me, prete, la ribellione contro chiunque voglia imporci la schiavitù è sacrosanta. Dove andremo a finire? Ormai la grua sarà giustiziata e la vertenza si risolverà col giudizio di Dio. Un rustico duello con fustibus et scutis risolve inappellabilmente una vertenza giuridica. Giocarsi la libertà su un colpo di bastone, sì, è indegno, è una bestemmia contro Dio e contro la giustizia, finché il mondo andrà così. Signora, grazie. Belinda, sei bellissima. Oh, grazie. Vi abbiamo fatto aspettare. Oh, stavamo parlando. Discorsi poco allegri. Come mai Marianna, che aiuta sua figlia a servire in tavola? Ci teneva tanto, in onore del nostro Pievano. Certo, un onore e un piacere. E il lupo? Sempre in giro col suo padrone, eh? Sempre. Il conte Torino non può fare a meno di lui. Lauretta, quando le si nomina suo fratello. Lauretta ha ragione, se io avessi un fratello come Lupo. Chiedo scusa. Che c'è, Ambrogio? Dovevo riferirvelo subito. Pelagrua è fuggito. Gli stanno dando la caccia. Ma allora? Meglio così. Se lo prendono non aspetteranno la forca. Meglio che non lo prendano. Ormai ha fatto tutto il male che poteva. E i limontesi non si macchieranno le mani di sangue. Se riuscirà ad arrivare a Milano, è un testimone pericoloso. È troppo furbo per presentarsi al monastero. L'abate non voleva il giudizio di Dio e non gli perdonerà il fallimento della missione. A proposito del giudizio di Dio... Dai avanti, parla. Per la scelta del campione. Io ho raccolto molte voci in giro e il nome è sempre quello. Lupo. Ecco, sì, Lupo. Non perché sia mio figlio, ma... Lo è anche mio e rischierebbe la vita. E non lo faremo tutti per il nostro paese? Dobbiamo vincere per la libertà di tutti. Sapresti trovarlo? Penso di sì, e non troppo lontano. Se il signor conte mi dà il permesso. Va bene, vai. Grazie. E il conte Otorino? Sì, come dovrò comportarmi con lui quando dirò al lupo che deve venire via con me? E invito anche lui. È sempre un onore ospitare un Visconti. Otorino. Dicono tutti un gran bene di lui. La sua presenza qui ci sarebbe utile. Se da queste parti, certo ci sarà venuto con un incarico del suo famoso cugino, Marco Visconti.
perché sono qui e voglio portarti via. C'è un altro modo di averti, di farti mia moglie. Tuo padre si batte per i Toriani. Io sono un Visconti, il nemico. Questa mia pazzia è la prova più grande del mio amore. E così te la offro. Ricambia l'Ermelinda. Vieni con me. No, non è possibile. Ma ora sei qui. Così almeno posso dirti addio. Addio? Ascolta. No, 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 no. Devi lasciarmi parlare. Tu puoi concepire la tua vita senza di me. Io non ci riesco senza di te. Nessuna donna ha mai contato nulla di fronte alle mie ambizioni e ai doveri che mi attendono. Io voglio averti al mio fianco, perché solo tu puoi rendermi felice. Sono troppo sicuro del tuo e del mio amore per non chiederti il sacrificio di tutti gli altri tuoi sentimenti, per non importi addirittura la mia volontà. Deciditi. Il mio scudiero ci aspetta con i cavalli, ma da un momento all'altro la ronda potrebbe scoprire e dare l'allarme. Capisci, amore mio? Fra poco saremo lontani di qui, insieme, e nessuno avrà il potere o la forza di strapparti alle mie braccia. Vuoi, vero? Sì, tu verrai. No, ti scongiuro. Io non posso coprire di vergogna mio padre. È solo a lui che pensi. Ebbene, chiamalo. E la vedrò con lui. No. E allora lo chiamerò io. No. Ti ucciderebbe. Oseresti tu? Quanto darei volentieri la vita per salvare la tua. Fra poco sarà giorno e qualcuno verrà. Io non mi muovo. Mi ami tanto e non hai il coraggio di uccidermi. Preferisci torturarmi? Ti supplico, va. No. In nome di Dio. Lascia stare Dio. Queste sono miserie di uomini. Se tuo padre non fosse un mio nemico politico, saremmo felici davanti al mondo intero. Ermelinda, Ermelinda, non me ne andrò senza di te, no. Oh, Marco. Il mio scudiero, vieni. No! E nessuno dovrà mai sapere. Adesso via. Tutti! Marco Visconti era qui con te. Di notte. Nella tua camera. Come una squadrina. Non per quello che pensi. Ti ucciderei con le mie mani se lo pensassi. Ma io ti avevo proibito di rivederlo. Anche alla luce del sole, davanti a tutti. Perché era qui? Mi hai chiesto di fuggire con lui.
E tu? Voglio vedere se hai ancora un filo di onestà. Se posso ancora considerarti mia figlia. L'avrei fatto. Lo amo. E che speri? Non lo sposerai mai. Io ti ho promesso al grado del balzo e tu mi ubbidirai. O preferisci marcire in fondo ad una torre per tutto il resto della tua vita? Io non sposerò altro uomo che Marco Visconti. Certo, Torino è molto legato a Marco e... Che c'è, Bice? Mamma, non stai bene? No, non è niente. Sei proprio una bambina. Torna al tuo posto. Vi assicuro. Mi dispiace. Oh, figurati, cara. Bice? No, grazie. La verità è che Marco vuole scacciare Azzone e sostituirsi a lui come legittimo signore di Milano. E non è quello che tutti sperano. Se ci vedesse vostro padre. Io mi domando se mio padre è mai stato giovane. Oh, questa poi. E se mia madre sarà un fungo velenoso. Non devo chiedermelo, vero? Che cosa? Se mia madre è una donna felice, potrebbe volervi più bene. Io parlo per lei e non per me. Sapete che su questo sentiero tanto tempo fa hanno rapito due ragazze che andavano al castello? Davvero? Sì, e non furono mai ritrovate. Dicono che... Dio mio! Non rapiranno anche noi. Ma che dici? Scappiamo! Lauretta! Lupo! È Lupo! È la mia padroncina, Bice del Balzo. Finalmente. Il mio signore, Ottorino Visconti. E io sono Lupo. Non mi riconoscete più, contessina? Ma certo. Sentilo. A momenti non ti riconosco io. Non ti si vede mai. È colpa mia. Lupo non è solo il mio scudiero, è un amico da cui non posso separarmi. Beh, al castello aspetteranno. Un momento. Ho un'idea. Sentiamo. Tu ci precedi e annunci il nostro arrivo e noi cediamo i nostri cavalli. Bravo, Lupo. Eravamo un po' stanche. Va bene? D'accordo. Io vado. Thank you.
al nostro campione! Alimonta! Alimonta! Certo che ho una bella responsabilità sulle spalle. Già, e chi avremmo potuto scegliere al posto tuo? Te forse, con qualche annetto di meno. Bada, mi pare che tu ci scherzi troppo. Mio padre ti sistema e anche... E chi lo mette in dubbio? Vuoi che ci proviamo? Amici! C'è un po' di vino anche per me? Tremacoldo! Lupo! Non sapevi che il lupo era arrivato? Tu sei sempre tutto prima degli altri. Beh, eccomi qua. Voi non riuscite a capire che lavorare a una canzone significa non pensare a nient'altro. Alla tua sicura vittoria, campione. Ora alla nostra. Scommetto che tu sai anche chi si batterà con lupo. Lo tengono segreto, forse hanno paura che noi lo si corrompa. Ah, nessuno si fa corrompere per rimettergli la pelle. Io un'idea me la sono fatta. E chi è? E chi sarebbe? Dici il nome. Folco da Casale. Una brutta bestia. Uno che non crede a niente, che lo fa solo per mestiere. Sono i più pericolosi. Già. E quelli cercano un sicario, non un campione. Meglio se è lui, Folco. L'ho visto battersi e conosco i suoi trucchi. Ma non stiamo a pensarci. Ce l'hai una canzone nuova? Sì, che ce l'hai una canzone nuova. Non è di quelle divertenti. Qualche volta mi devo occupare anche del cuore delle ragazze, no? Giusto. E con le vostre facce davanti. Dai, chiudi gli occhi e faccela sentire. Dai, faccela sentire. Vogliamo sentirla. E va bene. Non ti pregare, via. Tieni. Rondine, rondine, tu che ti posi vicino a lei. Ti prego, portale tutto l'amore e i pensieri miei. Sotto il sole lei cantava e dai baci miei pensava. Ma passata è la stagione, la sua casa adesso è una prigione. Rondine, rondine, bada al cammino che prenderai. Vola più alta perché tu la guerra sorvolerai. Sai che l'amo, sai che m'ama, e col cuore lei mi chiama. Ma dei forti è la ragione, e tu sola arrivi a quel balcone. Lauretta, un po' di vino. Io non dico che i nostri bravi levantesi non abbiano diritto a esigere giustizia, ma da questo a scatenarsi in una ribellione armata. Ogni volta che il popolo ha messo mano alle armi... Sì. Ah, quella testa matta di Tremacoldo. Papà, è così bravo. A noi fa poco danno, ma alla gente sprovveduta con le sue canzoni. No, questa non è pericolosa. E nel tempo durerà. Lauretta! Oh, chiedo scusa. È veramente bravo. Potrei conoscerlo e ringraziarlo personalmente. Se non vi dispiace. No, no. Lauretta. C'è una novità per quanto riguarda il giudizio di Dio. Non si svolgerà più in piazza, ma nella corte della Rocca dei Raggio. Un pubblico ridotto. La popolazione sarà scontenta. Lo è già fin troppo scontenta. E questo teme il giudice Crivelli. La piazza che si rivolta di nuovo, in modo più cruento.
specie in caso di sconfitta del suo rappresentante. Lupo vincerà. Crivelli. Cressone Crivelli è un mio cugino. Un uomo colto e saggio. Pavido, però. Anche i giudici sono uomini. Non dovrebbero essere qualcosa di meglio e di più? Ecco Tremacordo. Nessuno gli metterà mai la museruola. Perché? Abbaio, forse? Tutt'altro. Scusate. Per dirti bravo, è in ricordo della nostra conoscenza. L'ho detto che sono un cane. Mi mettete il collare? Tremacordo, invece di ringraziare. No, no, ci siamo capiti benissimo. Di certe generosità è bene diffidare. Quando un ricco o un potente offre, quasi sempre vuole solo comprare. Non è il mio caso, però. Se non fosse così, non l'avrei accettata. Lauretta, da bere. Subito. Grazie. Avrete sentito un po' di chiasso giù. Festeggiavamo il nostro campione. Non c'è più nessuno che voglia scommettere contro di lui. E fanno male. Io non ho ancora vinto. Ci spero, con l'aiuto di Dio. Hai ragione. Non è il caso di scherzare. Tu hai un'enorme responsabilità sulle spalle. Il tuo non è un duello. Tu combatti per la libertà contro l'ingiustizia, contro i potenti. Sentite, si è fatto tardi. Ho capito, ho capito. Anche il conte Ottorino è un potente, un Visconti. Come Azzone, servo dell'imperatore, o l'abate Giovanni, servo dell'antipapa. Fra i Visconti ne dimentichi uno, il solo che per me conti, Marco. E Marco è con voi, con il popolo. Lo spero. Venite a letto. Non ho voglia di dormire. La notte è troppo bella. È tardi. Lauretta. Sì? Non senti una musica? Quale musica? Già, tu non puoi sentirla. Ho paura di saperlo. Che cosa? Quello che mi sta succedendo. Perché quella faccia? Io sono felice. Vieni. Ho voglia di parlare di lui. Tuo fratello gli è così devoto. Chissà quante cose ti ha raccontato. Sì, si vogliono molto bene. E noi non ce ne vogliamo, forse. Come due sorelle. Siete molto buone. Finiscila. E raccontami di Ottorino. Vi darò un dolore. Perché? Dopo sarebbe peggio. Lauretta! Ottorino Visconti è già impegnato con Franca Rusconi di Como. E questo matrimonio è voluto da Marco, che conta su Rusconi come sostenitori. Perdonatemi. Così sono gli uomini. Ma Ottorino non vi ha detto? Sì, mi ha detto di amarmi con ogni sguardo, ogni silenzio. Come può un uomo mentire così? Vai. Ancora in piedi. E Lauretta ha lavorato tutto il giorno. La finestra è spalancata, è umido fuori. Vieni, ti aiuto io. Mamma. Dimmi, è vero di Ottorino? Sposerà Franca Rusconi. Sì. Potrei fingere di non aver capito.
Ma prima è bastato guardarti di là. E ho pregato Dio che non fosse vero. Ascolta. Anche se Otorino non sposerà la Rusconi, non potrà essere nulla per te. Mamma, non chiedermi motivo. Ma non capisci che sono così? Ti prego. Nessun legame è possibile tra due famiglie divise dal sangue e dall'odio. Mio padre è stato ucciso da Marco Visconti. Dimentica, bambina mia. Dimentica questo amore appena nato. Un giorno ne sorriderai quando sarai felice con l'uomo cui sei destinata. È lui, mamma. È lui l'uomo del mio destino. Ma che dici? Credi che non si possa amare una volta sola? Vai ora, mamma. Non spegnere. Tanto non potrò dormire. Sì, io. Come quella notte. Dopo 5 anni. Sono successe troppe cose da quella notte. Andatevene. Subito. O chiamerò il drago. Mi farò uccidere sotto i tuoi occhi. Se non mi ascolterai. Non temere. Non temere. Voglio soltanto parlarti. Spiegarti. Non temerti. E hai ucciso mio padre. E tu credi che io l'abbia fatto per vendicarmi del suo rifiuto? Sì. Hai creduto questo? Ascolta, ti eri lasciata rinchiudere in una torre pur di non subire la volontà di tuo padre. Sì, e non ne sarei mai uscita. Ma quando... Ecco, ecco, appartenevi a me. Amavi me. E il tuo giuramento di fedeltà ne era la prova più grande. Perché hai sposato un altro? E sei tu a chiedermelo. E quella tua lettera, così piena di disprezzo in cui rinnegavi il nostro amore. Quella lettera io non l'ho mai scritta. No, no. È mio padre che me la diede. Rivedo ogni attimo. La porta che si apre. Lui che riappare nella mia prigione e mi consegna la lettera in silenzio. Sono stata male non so quanto tempo. Un giorno ho riaperto gli occhi nella mia camera e mio padre era accanto a me. Non c'è più motivo perché tu non sposi Oltrato del Balzo. Tutto è avvenuto come in sogno. Quella lettera era un falso. Ecco perché ho provocato e ucciso in duello tuo padre. Non perché ero il capo della congiura contro la mia famiglia o perché aveva posto una taglia sulla mia testa pur di avermi nelle sue mani, ma perché aveva ingannato te. Per questo l'ho ucciso. E non me ne pento. Dio ti perdoni. E perdoni anche lui, perché il suo inganno ha distrutto la mia felicità e la tua. Non avrei dovuto credere al tuo abbandono. Avrei dovuto agire in tempo, liberarti con la forza, ma
quando ho saputo. Era già nata la tua bambina. Sì, lo so, lo so. È la tua ragione di vivere. E per me sei irraggiungibile ormai. Non tornerà più quel tempo quando il mondo intero nei tuoi occhi era un sorriso. E in ogni uomo io vedevo un amico. Marco, io vorrei che anche tu... E non cercarmi più. Mai più. Ne avrò la forza. Noi ci amiamo ancora. L'avrai? Non sarò mai in pace con me stesso. Addio, Marco. Io, Cressone Crivelli, per l'autorità concessami giudice arbitro di questa contesa, chiamo tutti voi a testimoniare in rappresentanza dell'intera popolazione della contrada e invito tutti al rispetto delle regole e dell'esito finale, qualunque esso sia, pena la sospensione di questo giudizio di Dio. Quale imparziale! I rappresentanti delle due parti dichiarino i propri diritti. Io affermo che tutti gli abitanti di questa contrada sono legalmente servi. Sono vassalli del monastero di Sant'Ambrogio in Milano. E io respingo e per sempre questa schiavitù abolita ormai da una prescrizione centenaria. Accettate ad ogni effetto la validità di questo duello con bastone e scudo? Presentate i vostri campioni. Per Sant'Ambrogio! Compromettono pure i santi. Per il monastero di Sant'Ambrogio, Folco da Casale! Sarà un osso duro per Lupo. Sì, certo. Lupo lo conosce, lo ha già visto combattere. Con queste armi si affida a te l'abate di Sant'Ambrogio. Avanti!
popolo della contrada, Lupo Dalimonta! Non ce n'è un altro come lui, e c'è chi gli è contro. Gente pagata non conta. Con queste armi si affida a te il popolo di Limonta. È troppo sicuro di sé. Difende una causa giusta. Il pievano proceda alla benedizione delle armi. Rifiuto di farlo. L'abate di Sant'Ambrogio è al servizio dell'antipapa e io rifiuto di benedire le armi di uno scomunicato. Ma è suo obbligo farlo. E quanto alle dichiarazioni contro il legittimo pontefice... A posto di colori! Basta, calma, silenzio! Tu sei qui l'unico prete e non ci sarà giudizio di Dio senza armi benedette. Non le benedirò. E allora... Un momento! Potrei benedirle io! Quel buffone ci offende. Eh no, signor mio, buffone no. Giullare è il mio mestiere. Ma sono anche canonico di Crescenzago. È vero, anni fa lui ebbe la nomina. Canonico, sì, una nomina mai abrogata, nemmeno dal vostro vescovo. Allora, giudice, vi fidate di un prete che sa fare anche il giullare? Sì! Si proceda. Benissimo. E in mancanza d'acqua santa, ecco qua del buon vino nato dal cuore della nostra terra. No, Lupo sarà in peccato, il signore. Sta tranquilla, il pievano l'ha benedetto stanotte. Scusate, ho la gola arsa. Ho cantato tutta mattina. Alimonta! Vino da messa solenne, glorioso, proprio di quello che si avventa al viso, che bacia e morde! È uno spudorato. Chissà, è un uomo che a Marco piacerebbe. Basta, procedi! Ecco, benedico le vostre armi e vincano quelle che difendono la causa giusta. Qui non c'è una causa ingiusta. Signor mio, io sono un prete, non un giudice. E posso schierarmi con chi mi pare. Su, chiudiamo, presto. Se lui non tocca col capo a terra... O finché non esce dallo steccato! Dai, Lupo! Buttalo fuori! Presto! Su! Ah.
visto? È andato bene. E ora, Limontesi, la nostra canzone. Gente della mia terra, gente mia, agnelli del Signore, quello là, abbiamo vinto oggi e in fede mia, credo che non ci fermeremo qua. Quando il cielo diventa cupo ed il potente ci fa tremare, ci fa tremare, noi chiediamo la forza al cielo, perché il Dio non può sbagliare, non può sbagliare. Cantare. Popolo, fai sentire la tua voce. Non più servi di una terra che il potente non ci dà, non più carne per la guerra, ma fratelli libertà. Non più servi di una terra che il potente non ci dà, non più carne per la guerra, ma fratelli libertà. Vado ad abbracciarlo anch'io. C'è lo sparviero sopra le greggi e in mezzo al piano, in mezzo al piano. Ma è peggiore lo straniero quando ci strappa i figli e il grano, i figli e il grano. Oggi un uomo si è fatto lupo per salvare un gregge intero, e laggiù contro il cielo cupo si è perduto lo sparviero. Non più serve. Andiamo. Ma non credi che anche noi dovremmo... Lo faremo dopo. Che il potente non ci dà, non più carne per la guerra, ma fratelli libertà. Chiedo scusa, ma devo congedarmi subito. Ho ricevuto un messaggio. Marco mi richiama d'urgenza a Milano. Oh, mi dispiace. E noi che invece speravamo. Vi prego di ricordarmi a Marco come uno dei più devoti. Vi auguriamo buon viaggio. Andiamo a casa. Allora si torna a Milano. No, tu fermati ancora qualche giorno. Devi goderti la tua vittoria. E che scudiero sarei? Pochi istanti e partiamo. Torna presto. Ma se ne va? Sarete chiamati.
voi sapete quanto me che alla morte di Galeazzo il popolo unanime mi aveva designato signore di Milano. Ma mio nipote Azzone, con l'appoggio dei miei fratelli Luchino e Giovanni, gelosi di me, ha comprato l'investitura dall'imperatore avido di denaro e insicuro della mia ubbidienza. Lo sdegno per questa offesa ghibellina è vivo come mai, ed è la garanzia dell'alleanza che vi propongo e della mia nuova fede guelfa. I miei soldati, i miei amici, i miei feudi conoscono ancora la mia voce. Basterà che la intendano per capirmi e seguirmi. Vieni, Lodrisia. Sto scrivendo al legato del Papa Bologna. Quale Papa? Viva la Chiesa e muoiano i traditori della patria e l'antico mio grido di guerra. Anche quando combattevi contro la Chiesa? Contro i mercenari della Chiesa. Non dirmi che non sei d'accordo. Sicché viva Papa Giovanni. E Niccolò V che diventa? Quello che è sempre stato, un eretico, uno scismatico, un impostore. Dovremmo imparare il gergo dei Guelfi. Papa Giovanni ci toglierà la scomunica. E Niccolò V ci riscomunicherà. Non scherzare, cugino, anche tu sei un Visconti. E Giovanni ci ha perseguitato, sì, è vero. Ma non per questo ha mai cessato di essere il vero pontefice. E in questi anni io non mi sono mai sentito in pace con me stesso. Le crisi di coscienza non maturano senza buoni motivi. Certo, e proprio a te non parlerò dei miei motivi morali. I milanesi cominciano a sentire da che parte sono la giustizia e la fede e contano su di me. E tu conti su Papa Giovanni per diventare signore di Milano al posto di Azzone? Papa Giovanni mi ha promesso le forze della Chiesa per aiutarmi a riconquistare il dominio paterno. Ma non credere che io mi confidi alla cieca nelle mani di un uomo che mi è sempre stato nemico. Conto soprattutto sulla forza delle circostanze che ci fanno alleati per le fortune della Chiesa e per la mia. Direi la nostra se non sapessi che per noi Visconti il potere personale conta ben più della famiglia. Allora io non sono un Visconti. Tu? Aspetti il tuo momento. Ho una sola ambizione, Marco. Nella lista dei tuoi fedeli voglio rimanere il primo. Qualcosa che ti riguarda. Che cos'è? Il solito libello carico di veleno. Tutt'altro. L'ambizione, la brama di potere, nascono in lui dalla coscienza del proprio valore e dall'apporto che gli potrebbe dare al progresso sociale del Ducato di Milano se ne diventasse, come in molti auspichiamo, il legittimo signore al posto dell'imbelle, retrivo e sleale Azzone. Chi scrive questo? Alfonso Rusconi da Como, un cugino Rastelli di Lugano. Ma tu come hai potuto? Averne copie? Non chiedermelo, non abbassarti a certe minuzie. È già molto che debba farlo io in favor tuo. Anche degli alleati bisogna comprovare la lealtà. Sarei saggio a temerti. Perché? Sappiamo quello che vogliamo. Ciascuno di noi fa la sua parte. A me tocca quella della politica. A te quella del condottiero. Ma veniamo alle novità. Il nostro amato congiunto, abate di Sant'Ambrogio, non intende accettare il giudizio di Dio svoltosi a Limonta. E Azzone gli dà retta. Prepara una rappresaglia contro i limontesi, sediziosi e ribelli. La notizia è segreta, ma chi mi informa è sicuro. I miei fedeli limontesi. Ho fatto male a richiamare Ottorino. Hai fatto benissimo, invece. Ottorino sa battersi, ma non è certo un capo. E tutti sanno che è al tuo servizio, la sua presenza a Limonta ti comprometterebbe. Non è ancora il tempo di agire alla luce del sole.
Ah, eccoti. Parlavamo giusto di te. Fatto buon viaggio? Un cavallo azzoppato. Ho dovuto procurarmene un altro. Il giudizio di Dio a Limonta è... Sappiamo già tutto. C'è chi ti ha preceduto. Devi aver galoppato forte. Le notizie cattive sono destinate ad arrivare prima delle buone. E la notizia per l'abate era pessima. Senti. I limontesi sono in pericolo. Azzone ha ordinato una rappresaglia. Bisogna avvertirli. È rifatto subito? No. Ci scopriremo troppo. Basta un uomo fidato. Lupo. Sì. Il mio scudiero. È un limontese. Suo padre è capofalconiere in casa del Balzo. Ah già. Tu sei stato loro ospite. Sì. E mi hanno fatto le migliori accoglienze. E Oldrado mi ha pregato di esprimerti. Non mi interessa. La repressione a Limonta potrebbe coinvolgere anche loro. E Oldrado come difensore. Credo che non abbia mai sguainato una spada in vita sua. Qui a Milano sarebbero al sicuro. Certo. Ma Oldrado non si muoverà. Venendo a Milano dovrebbe scegliere fra te e Azzone. No, si è devoto, mi ha detto che... Perché non glielo ordini di venire? Così lo metti alla prova. Un gentiluomo facoltoso e colto, di famiglia illustre, guelfo fin nelle midolla. Anche lui può essere un buon alleato. Sì, ingegnati di farlo venire. Un momento. C'è un altro limontese che affiderà un messaggio al tuo scudiero. Marco, consentimi di presentarti l'uomo che ti ho raccomandato. Allora, quando andrai a Como? A Como? Sì, a Como. I rusconi ti aspettano. Un fidanzato non dovrebbe essere più impaziente. Hm? Marco, ecco Pelabrua, ex procuratore della Bacca, fuggito da Limonta appena in tempo per non essere giustiziato. Ma condannato ingiustamente, ve lo giuro, ingiustamente. E pensare che per il mio paese... Oh, ma io non ce l'ho con nessuno, eh. Io li ho perdonati, anche i miei nemici, che hanno intrappolato me e ingannato gli altri. E l'unica grazia che chiedo è che Dio li illumini, che capiscano di avere sbagliato e mi credano di nuovo uno di loro. Hai sentito, Torino? Fai sapere anche questo ai limontesi. Pelagrua è ora al servizio di Marco, che lo ha nominato intendente al castello di Rosate. E la mia vita gli appartiene, fino all'ultimo respiro. E quanto ai limontesi, ecco, mi hanno confiscato tutto. E un errore giudiziario comporterebbe la restituzione. Io ci rinuncio. A favore dei poveri del paese. Che il pievano se ne occupi lui. Marco, io vado. Bene. Ti aspetto domani. Ottorino, ricordati. Io conterò sempre su di te. Conte Ottorino Visconti. In camera sua. Ehi voi, chi siete? Il suo scudiero. Ma questo Visconti, da che parte sta? E tu da che parte stai? Da quella di chi mi paga e non mi procura grane. Allora stai tranquillo, almeno per il momento. Ma
Allora, tutto bene? L'ho convinto. E non ci è voluto molto. Povero Conte Oldrado. Gli è venuta la tremarella quando ha accennato a quello che può capitare di notte di questi tempi. Spero che non avrai spaventato. Le signore? No, 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 no. La contessa Ermelinda non ha aperto bocca. E la contessina Vice? Beh, aveva qualcosa negli occhi. Forse la immaginava, sostando qui di rivedervi. Pericoli in giro ce n'è davvero, lo sai. Sì, ma forse noi l'abbiamo un po' ingrandito. E così domani li scorderete a Milano. È il meno che posso fare. E che stavo dicendo? Tu riparti subito? Certo, e userò gli speroni. Sono già in allarme a Limonte e si stanno preparando a difendersi. Di a quella brava gente che Marco e io siamo con loro. Questo li incoraggerà e vi benediranno. Eccoli. Arrivati, e grazie dell'onore. Le camere sono pronte. Oh, Torino, vi siamo veramente grati. Ah, sì, forse sarebbe stata una pazzia continuare il viaggio stasera. Ambrogio ci precederà per aprire casa e noi arriveremo in pieno giorno e senza preoccupazioni. E per Ambrogio non ci sono pericoli, vero? Comunque sa come cavarsi. E tu? Un sangue non mente, no? Su, sedete. Bisognerà pure mangiare qualcosa, no? Noi preferiamo ritirarci. Veramente, io ci ho fatto preparare. Vedete? E su, sedete. Io devo parlare un momento con lui. E saccheggia alle porte di Milano. La lotta religiosa è un comodo pretesto. E vi sono provocatori fra i seguaci del Papa e quelli dell'antipapa. Ma Azzone? Azzone è un imbelle. E tutti sperano in Marco. Beh, io vado. Vorrei venire con te. Lo so. I nostri bravi limontesi. Che succede? Mortorio. Ma adesso ve la portiamo noi, un po' di allegria. Tu, vieni avanti. Vino a volontà e paghiamo in argento. Hanno saccheggiato una chiesa. Ma guarda, brava. E come hai fatto a capirlo? Quale chiesa? Una, che importa? Tanto faranno tutte la stessa fine, quelle di Giovanni e quelle di Niccolò. E tu? Per chi fai il galletto, eh? Per il Papa o per l'antipapa? Sposate lì quello che avete rubato e andatevene. Scherzando! Ho detto per tutti e subito! Fila! Non ce n'è. Per voi non ce n'è. E allora...
In piedi, vigliacchi! Raccogliete tutto e mettetela sul tavolo! Detto tutto. Via. Quelli non oseranno tornare. E comunque farò io buona guardia. Forse siamo in pericolo. Che c'è? Ti prego, Dio, dice che devo parlarle. Un momento solo. Ma... ti supplico. No, no, no. Mandalo via. Si sveglia. Aspetta. Aspetta, dammi quel mantello. Ma che volete fare? Presto. Piano. Solo tu puoi rispondermi. E so che mi dirai la verità. Ero davvero pazzo a sperare. Sì, è così. E non c'è stato bisogno di parole. E allora perché all'improvviso, dopo quella sera... torturarla se lo vuoi bene.
Se ne vuoi bene, dimenticala. Cavalli ricamati sull'arazzo del passato, passato che ritorna su un accordo in si minore, leggende nuove guerra è sempre sposa dell'amore, amore che tu insegui e non raggiungi quasi mai. Io sono nato il giorno che ho veduto il tuo sorriso e fui ferito a morte quando ti hanno rubato a me le acque dei torrenti, sono lacrime d'amore. E ogni lacrima mi dice meglio vivere infelice che felice senza averti vista mai. Vivrò tutta la vita per cantare il nostro amore ed ogni trovatore che il mio canto sentirà, lo porterà lontano, oltre monti ed oltre mare. Il tempo può passare, questo canto durerà e volerà leggero come polline di fiore per secoli d'amore, altri amori sveglierà. E immagino gli amanti che lo cantano a memoria, e poiché saranno tanti sull'arazzo del